Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che infondi nel cuore dell'uomo la carità che viene dal cuore del tuo Figlio, aiutaci a vivere con passione la nostra attenzione a chi nella nostra società è più povero, perché tu sei lì. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Allora, solo molto brevemente, ho chiesto a Don Beni il favore di fare un incontro con preti, diaconi. Lui ha già fatto un incontro con i responsabili Caritas, se non ricordo male, di prefettura, per spiegare un po' come intervenire da questo punto di fronte alle situazioni di povertà che in maniera esponenziale crescono nella nostra città. Si è trasformato in un incontro settore per settore, qualche settore con tutti i parroci e i diaconi, qualcuno soltanto con i prefetti, ma insomma è un incontro capillare, in modo tale che tutti, le Caritas, ma anche i parroci, perché la Caritas non è, almeno l'organismo, il centro d'ascolto Caritas, non è in tutte le parrocchie, ma tutti i parroci fossero informati su come intervenire. Perché dobbiamo intervenire in questa situazione emergenziale, sempre più emergenziale, in maniera ordinata, la carità ordinata di cui parlava Papa Benedetto. Perché? Perché ci sono sicuramente delle misure che sono previste dai decreti che volta per volta il governo, la regione, il comune mette in atto, e informare le persone perché possano avvalersi dei loro diritti è una delle forme della carità. Ma ci sono anche degli interventi che si sono resi necessari proprio perché non sono coperti dagli interventi pubblici. E qui interveniamo noi come parrocchie, anzi stiamo già intervenendo, la carità ha avuto delle manifestazioni commoventi in queste settimane, commoventi per la rapidità dell'intervento, commoventi per il fatto che è da piangere la situazione che sta avvenendo, insomma, nel senso che sempre di più fasce di povertà stanno crescendo nella nostra città, soprattutto nel settore est. Inutile raccontarvi che quinto, sesto municipio soprattutto sono i più poveri di tutta Roma, quindi di fatto ancora di più è necessario che noi interveniamo, oltre il decimo che è quello di Ostia, quindi ancora di più è bene che noi interveniamo. Questo incontro viene registrato perché le informazioni che vi verranno dette adesso sono talmente tante che richiederanno sia un testo scritto che verrà distribuito, sia di rivedere questo video in modo tale da essere pronti a muoversi in maniera adeguata in questo tipo di situazione. Allora, ci vorrà un po' di tempo, io ho calcolato un'ora e mezza, non so se ho fatto bene, Ben, nel mandarvi l'avviso in modo tale da sapere che questo è il tempo richiesto, quindi do subito la parola a Ben, in modo tale che se possibile alla fine ci sia uno spazio per domande che possano essere non domande che riguardano la mia situazione specifica, quella magari la facciamo a tu per tu a Don Ben, ma delle domande che possano essere utili nell'intenzione di chi fa la domanda, utili per tutti. Allora do subito la parola a Don Ben. Bene, buongiorno a tutti. Chiederei a Massimo Soraci di far partire un po' la condivisione dello schermo. Ecco qui, fai la presentazione pure. Guardate, allora, si tratta di questo, la necessità di doverci assolutamente sintonizzare, visto che ci aspetta un periodo estremamente difficile. L'ultimo dato di questa mattina del Comune di Roma che sta segnalando la necessità di reperire fondi per circa 2 miliardi di euro per sopperire al discorso dell'occupazione, del lavoro. Quindi è una cosa, è un compito talmente grosso di una società così tanto in difficoltà che non c'è più tempo di illuderci di poter fare noi qualcosa di veramente incisivo e significativo senza sintonizzarci in una modalità senza precedenti. Allora, quest'oggi, vai pure avanti Massimo, proviamo in qualche modo a farvi la presentazione di alcune cose. Perché lo facciamo con voi sacerdoti e lo faremo anche
con gli altri settori, perché stiamo pensando di fare appunto come misure straordinarie un'azione anche con il territorio, con tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali e non, a sintonizzarci insieme, ad agire in maniera coordinata e forte. Quindi ci sembrava importante che voi, in quanto sacerdoti, veniste a sapere ciò che vorremmo compiere e le situazioni dove vorremmo affiancare le comunità parrocchiali, perché conoscendole voi, in primis, possiate in qualche modo, ecco, aiutarci e aiutare i vostri stessi collaboratori a sintonizzarsi, a fare la carità intelligente come e coordinata. E quindi, come vedete, il contenuto è articolato un po' in quattro parti. Veramente, poco prima della conclusione, vi concluderò altre quattro slide separate da questo file sulle misure che come Caritas Diocesana, quindi come Chiesa di Roma, stiamo provando a mettere in atto. Alcune sono già operative, altre stanno per essere e diventare operative pienamente su tutto il territorio, però bisognerà poi che ci sintonizziamo bene anche con tutti quanti gli operatori delle Caritas parrocchiali. Alla fine concludiamo, vi invieremo sia le slide che un materiale a vostra disposizione in maniera, come dire, per ora, tra virgolette, sotto embargo, e poi vi spieghiamo anche il perché. Quindi oggi con me ci stanno Massimo Soraci, il vice direttore, c'è Alberto Colaiacomo, c'è Luigi Lusi e c'è Giustino Trincia, che gli ultimi, Massimo, Luigi e Giustino, si alterneranno un pochettino nella presentazione, qualcosina aggiungo pure io, e poi lasceremo un po' di spazio ad eventuali, mi rendo conto che le domande sono difficili da fare con un numero così grande, soprattutto in questa modalità, però proviamo a fare, insomma, ecco. Quindi grazie intanto per poter fare questo momento di confronto e di incontro con voi. E passo subito la parola. Ecco, la pandemia, questo Covid-19, la pandemia ha prodotto di fatto un cortocircuito negli equilibri sociali ed economici. Noi possiamo affermare che con questa pandemia sono saltati tutti gli schemi. È difficile ragionare prima del 5 marzo, con gli schemi di prima del 5 marzo, dobbiamo ragionare con una nuova mentalità. I provvedimenti autoritativi, quelli adottati dalle misure, dagli organi istituzionali, cioè i limitamenti degli spostamenti, la riduzione di chiusura di attività, recinzioni territoriali, malissimo. Hanno di fatto bloccato il sistema economico. Molte misure adottate, che hanno limitato per forza di cose le libertà individuali, hanno causato a persone, famiglie, a molte attività lavorative una oggettiva condizione di carenza di liquidità che non è superabile con la sola singola resilienza e che purtroppo continuerà a crescere nel medio periodo. Prego. Il PIL del 2020, la cui stima è in decrescita fra il 7,6 e il 9,5%, cioè somme che viaggiano fra i 122 e i 152 miliardi di euro in meno per l'economia nazionale, l'equivalente, per capirci, di 4-5 manovre finanziarie annuali nazionali, ammontano più o meno allo stesso calo medio europeo del 1929, ovviamente mutatis mutandis nelle condizioni. Noi possiamo affermare, e non solo noi, che siamo in una vera e propria recessione. Banca Italia, quindi non organizzazioni di parte, ha affermato che nel comparto del terziario le misure hanno pressoché azzerato il fatturato di gran parte del commercio al dettaglio, quello non alimentare, quello di alberghi, di bar, di ristoranti, delle aziende del turismo, mentre si sono arrestate le attività edili. Ecco, gli occupati di marzo. Gli occupati di marzo 2020 sono 30.000 in meno rispetto al mese precedente, sono 120.000 in meno rispetto a quelli del marzo 2019. I posti di lavoro persi a marzo rispetto a febbraio sono per due terzi femminili e per un terzo maschile. Quindi questo significa che le aziende stanno cominciando ad alleggerirsi della forza lavoro meno essenziale,
quindi basse professionalità, part-timer, tempi determinati, che più spesso sono proprio donne. Nel secondo semestre 2020 l'occupazione potrebbe contrarsi in maniera ancora più marcata, risentendo del mancato rinnovo di contratti. Soltanto alla fine d'aprile era una scadenza 400.000 contratti e, secondo le norme attuali, non è detto che vengano rinnovati, sottoscritti, modificati prima del primo settembre dell'anno, di questo anno. Quindi la condizione in cui ci troviamo è che per i prossimi mesi, senza una liquidità immediata alle imprese, finita la cassa integrazione, la disoccupazione rischia livelli catastrofici. Il rischio è particolarmente accentuato nei settori ricettivo alberghiero, nei viaggi, nei trasporti, nei servizi ricreativi, educativi e culturali, in quelli sportivi e personali e del commercio, ovviamente del commercio al dettaglio non alimentare. Scusate, non va avanti. Riprendo un attimo. Si è bloccato. Si vede? Vai. Sì. Vai, Don Ben. Sì. Guardate, da questo punto di vista, ecco perché abbiamo detto, essendoci questo scenario così difficile, così delicato e così preoccupante, dobbiamo semplicemente entrare nell'ottica, come dice il Papa, nessuno si salva da solo. E quindi in questo scenario ci sarà veramente un'onda lunghissima di una grave crisi. Non siamo qui nella situazione di fare uno sforzo straordinario per una specie di 100 metri, ma di una maratona lunghissima di grossa difficoltà all'interno della nostra società. E le fila si aumenteranno tantissimo, lo scenario cambia in maniera così veloce, tanto per dirvi, la settimana scorsa, due settimane fa, una parrocchia mi ha chiamato perché stava facendo una raccolta alimentare per portarli in Caritas, dicendo noi non abbiamo avuto richieste. La settimana scorsa mi hanno telefonato se possiamo dare a loro qualcosa perché non ce la fanno più con tutte le sollecitazioni che hanno. È talmente sfuggevole e mutevole che è una onda lunga e bisognerà entrare assolutamente in questa consapevolezza di non farcela assolutamente da soli. Ora, quello a cui pensiamo di sentirci chiamati tutti insieme, specialmente noi ministri ordinati, ma tutti coloro che operano per i bisogni della gente nella Chiesa, a diventare operatori di concretezza. E quindi questa è la prima parola chiave: concretezza, che porti le persone a poter conoscere l'esistenza delle misure pubbliche a loro favore, perché noi siamo abituati a dare, ecco, con una crisi così ampia, dare pacchi viveri, pagare qualche bolletta, aiutare con un piccolo fondo famiglia, non basta più perché è ampia la crisi è di lunga durata. E allora questa concretezza ci porta a dire che noi dobbiamo diventare non esperti, perché vedrete dopo tutta una serie di misure a cui vi chiediamo di fare attenzione per aprire la mente e magari venire a conoscere cose di cui nemmeno si sapeva l'esistenza, parole nuove, ma per diventare facilitatori, perché tutta la comunità cristiana, in particolare gli operatori della Caritas o comunque dell'aiuto alle persone, possano aiutarle ad accedere a queste misure, mettendo al centro le persone che di questa durissima crisi stanno pagando un prezzo più alto e che spesso sono persone che prima non avevano nessuna fragilità preesistente. Non sono i soliti, sono nuovi. E la seconda parola quindi è proprio essere facilitatori. Facilitatori di che cosa? Di due processi ecclesiali. Uno che va sul piano appunto della concretezza. Dobbiamo non solo cambiare mentalità e pensiero, ma anche conoscere e applicare strumenti nuovi. E per fare questo, come comunità ecclesiale, in questi giorni nelle nostre strutture sono arrivati volontari nuovi, si sono affacciate persone nuove, sono nate relazioni nuove con l'esterno, anche con la collaborazione con altre realtà che prima non c'erano. Ecco, tutte queste relazioni nuove, per chi ha meno ed è più in difficoltà, possono aiutarci molto a non stare magari un po' rinchiusi
nel nostro fortino che era aperto sempre ai soliti utenti cronici. Giustino. Qui si tratta, secondo il nostro modesto avviso, proprio di assolvere in pieno, in pienezza, a un ruolo pastorale che in fondo la Chiesa di Roma porta avanti nella sua secolare tradizione, ma a raccogliere un po' anche la sfida di arricchire questo patrimonio, no? Che si basa appunto sulla carità, nella capacità di farsi prossima ai più fragili, promuovendone soprattutto una piena dignità, quella di ogni persona, nella giustizia, anche attraverso un'informazione puntuale, no? Per il sostegno proprio per quanto riguarda l'accesso agli strumenti già disponibili. E quindi questo significa essere nati in questo tempo così difficile, come già c'è stato descritto nel quadro, nel contesto generale che è stato fin qui disegnato, si tratta di andare oltre la pure necessaria assistenza, una evoluzione nella continuità, però mettendo questa volta al primo posto i diritti, perché il percorso dei diritti completa e arricchisce quello della nostra tradizione, e certamente ad essa non si contrappone. Ecco, in questo tempo, e forse lo sarà ancora di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se non anni, è indispensabile proprio promuovere alcuni diritti cruciali, soprattutto per le persone più deboli, più fragili. E noi a questo proposito abbiamo fatto anche una riflessione su quali potessero essere, no, prioritariamente questi diritti. Beh, anzitutto quella all'informazione. Manca spesso un'informazione utile, accessibile, proprio alle persone più semplici. E qui si tratta di superare un grande, grave paradosso che chi ha meno non ha neppure la conoscenza, le informazioni che esistono forme di tutela varate appositamente per lui. Il diritto alla giustizia, perché riteniamo che non si possa dare per elemosina quello che invece spetta per diritto. Ancora il diritto alla propria dignità, perché i poveri sono anzitutto persone, prima ancora che cittadini, ma persone e cittadini. Io voglio fare un piccolissimo esempio. I buoni spesa. Sono quei buoni, sono quel contributo economico, no, destinato proprio a favore delle persone in difficoltà maggiore. Sembra che a Roma, al 30 aprile 2020, siano state presentate 160.000 richieste, dai canali più diversi naturalmente. Ebbene, ad oggi, cioè a quello che a noi risulta, le domande accolte sono al momento 55.056. Stiamo parlando del 34% delle domande pervenute. Quando parliamo di diritto alla dignità, io penso alle persone che vediamo in fila per ritirare le buste o i pacchi della spesa. E pensa a me quanto sarebbe duro stare lì pubblicamente, perché per la situazione che abbiamo non c'è un'adeguata riservatezza, mentre c'è una disposizione a cui ho diritto e a cui non posso accedere. Pensiamo poi al diritto all'attivismo civico, perché ognuno di noi è titolare di diritti, ma anche di doveri, di poteri e di responsabilità per la cura del bene comune. Quando parliamo di cittadinanza, noi dobbiamo pensare a un tavolo a quattro gambe: diritti, doveri, poteri e responsabilità. Questo tavolo oggi balla, c'è un grandissimo squilibrio, e certamente qui si tratta anche di aiutare, di facilitare, di promuovere un ruolo attivo e non passivo delle persone, delle comunità a cui cerchiamo di dare aiuto. Noi ci ha aiutato in questa riflessione anche a riprendere quelle pagine dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, in particolare quei numeri che vengono qui citati, no? 201, 2, 3, dove in cui il Papa appunto ci parla del posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio e dell'economia e della distribuzione e delle entrate. Ecco, il nostro obiettivo oggi non è certamente fare un approfondimento tecnico, non è questo, ma si tratta di condividere insieme l'umile consapevolezza della necessità di avere un'idea di massima, proprio un'idea di massima, di quella che abbiamo chiamato una cassetta degli attrezzi, indispensabili in questo tempo. Possono più o meno piacerci, quello che è sicuro è che sono indispensabili.
e ci sembra una cosa buona mettervi a disposizione, per quello che siamo riusciti a fare, un quadro di insieme di strumenti concreti disponibili proprio per aiutare chi ha bisogno, certamente senza sostituirsi alle istituzioni, rapportandosi a loro in un rapporto di pari dignità, senza alcuna sudditanza, ma anche noi non limitarci alla pura indispensabile assistenza, affinché nessuno resti indietro. Qual è il punto? Siamo convinti che senza mettere in condizione noi stessi e soprattutto le persone più colpite ad usare questa cassetta degli attrezzi, questo slogan "nessuno resti indietro" rischia davvero di essere destinato a rimanere pura retorica, e già ne abbiamo molta di retorica che ascoltiamo in giro. Ecco, noi abbiamo voluto presentarvi, dopo varie riflessioni, un manuale dei diritti, un indice di temi ed idee che abbiamo reputato necessari al contesto, necessari ai bisogni che stanno emergendo in maniera sempre più lampante in questi ultimi due mesi. È un contenuto che vi presentiamo solo per titoli, non vi spaventate, di una sorta di manuale operativo sui diritti, delle istruzioni per l'uso, pensato per gli operatori e per i volontari della Caritas e quindi per le comunità parrocchiali di Roma. Questo manuale dei diritti sarà articolato in tre grandi aree tematiche. Una che riguarda l'abitare nel senso più lato del termine, un altro che riguarda le famiglie, i genitori, le persone, e ci permettiamo di aggiungere anche i lavoratori autonomi, i professionisti, le piccole e medie imprese, le ditte individuali, è un sostegno, è un tema che riguarda l'ampio tema del sostegno al reddito e alla liquidità, tema purtroppo decisivo. Dietro questi titoli, come abbiamo già detto, c'è un problema che potremmo chiamare l'ignoranza. Anche da parte nostra, al nostro interno, abbiamo preso coscienza, che poi si ribalta sulle persone che assistiamo. C'è questa asimmetria di competenze nel welfare, per cui chi ha più bisogno ha meno competenze e quindi non riesce a attivare gli strumenti a sua disposizione, oppure li sottovaluta, ma tanto non servono a niente, ma tanto pensa se me lo danno veramente, o si rassegna, ma è troppo complicato, non ce la farò, vedi che chi ha fatto domanda poi buoni non gli sono ancora arrivati, respingono le domande, online non lo so fare, ecco. Allora bisogna muoversi in un approccio integrato che comprende le nostre solite competenze, quelle dell'accoglienza, dell'ascolto, dell'aiuto materiale, ma anche conoscere il diritto, che in questi mesi è un diritto veramente eccezionale, cioè le norme, le leggi, è temporaneo, cambia continuamente. Questa azione noi pensiamo che diventi un vero prendere per mano i poveri, cioè accompagnarli nell'accesso ai diritti in una società complessa, superando lo scoraggiamento, la vergogna, la depressione che sta cogliendo tanti in questi momenti, accompagnarli e prenderli per mano a ottenere tutto ciò che è il loro diritto, che non è un'elemosina, che è un diritto, e questo riteniamo sia veramente un atto di carità. Ecco, partiamo da servizi essenziali relativi all'abitare, l'acqua, la luce, il gas. Mettiamoci nei panni di una famiglia in difficoltà economica, anche perché magari numerosa, e molte persone non sono a conoscenza di queste misure che già esistono precedentemente alla pandemia. Per esempio, questa riguarda la sospensione dell'interruzione delle forniture dell'acqua, luce e gas per mancato pagamento delle bollette, la cosiddetta morosità. E qui è stata introdotta un'ulteriore proroga, al momento fino al 17 maggio. Ancora, la rateizzazione del pagamento delle utenze. Si ha la possibilità di pagare in più rate mensili e comunque non tutte insieme una bolletta di consumo di queste utenze, che magari è molto alta. Per esempio, nel caso del consumo dell'energia elettrica, se la tua bolletta ha un consumo superiore ai 50 euro, per disposizione dell'autorità di garanzia e di controllo, si può chiedere la rateizzazione. Oppure ti arriva una bolletta, capita ancora spesso, con conguagli piuttosto alti, idem. Non parliamo del caso in cui arrivano contatori che non funzionano bene. Quindi
aiutare le persone anche a sapere, guarda, non ti disperare se sta bolletta è particolarmente alta, la si può pagare anche a rate, a volte è decisivo anche questo. Poi ci sono gli sconti, i cosiddetti bonus sociali, sull'importo da pagare per il consumo di acqua, luce e gas, durano 12 mesi, un anno, sono rinnovabili, si possono chiedere in alcuni casi anche non solo per ragioni di reddito, ma anche per ragioni di salute, pensiamo nel caso dell'elettricità che ha apparecchiature elettromedicali. Tra le altre cose, basta fare un'unica domanda per avere accesso a tutti e tre i tipi di bonus sociali, di sconti. Ecco, un comparto importante, come tutti gli altri ovviamente, ma che riguarda tipicamente il tema dell'abitare, è quello delle locazioni e delle sublocazioni. Questa è una cartella molto composita che comprende i contributi per l'affitto attualmente banditi dal Comune di Roma dal 27 aprile scorso, si possono fare direttamente le domande online sulla base di fondi regionali, una legislazione di tutela del più debole nei rapporti contrattuali, c'è una norma inserita nel decreto di marzo importante che rinvia il tema degli inadempimenti, dell'inottemperanza, ma non li risolve definitivamente. Vi è il tema degli sgravi fiscali per i commercianti che vivono la propria attività lavorativa dentro negozi con categoria catastale C1, sia per una detrazione d'imposta, sia per altre misure possibili, ma vi sono una serie ulteriore di rimedi legali per ridurre, sospendere, recedere dal contratto di locazione, consensualmente o meno, utilizzando il tema della causa di forza maggiore. Questi sono temi decisivi, questa cartella comprende documentazioni di richiamo attraverso link, ma anche molti modelli già predisposti da personalizzare. Poi li vedrete dentro il grande documento in PDF che in embargo vi verrà fornito. Abbiamo parlato con Stesa, no? Ne ha già parlato Giustino. Probabilmente la distribuzione è stata a una percentuale così ridotta rispetto ai richiedenti perché c'era la limitazione dei fondi disponibili. Però abbiamo già accompagnato le persone in molte parrocchie a presentare le domande. Anche qui è bene sapere quello che sta succedendo perché c'è un accompagnamento ulteriore probabilmente da fare. Non lo hai ricevuto, ti deve arrivare, c'è stato un disguido postale, i servizi sociali non ti hanno chiamato, che è successo? Oppure sei stato escluso? Per quale motivo? È legittima l'esclusione? Oppure ti arrivano sull'app ma non la sai usare, non sai in quali negozi andare? Ecco, accompagnare nell'utilizzo e anche eventualmente nel correggere un'esclusione sbagliata. Questa è un'altra cosa che magari non siamo abituati a fare. Ecco, pensiamo al trasporto pubblico locale, quindi autobus, metropolitani, treni, centinaia di migliaia di persone che sappiamo ogni giorno si spostano a Roma, nel nostro caso, ma insomma in tutta la regione Lazio. Questa è una misura che esiste da tempo e credo che quando parliamo di promozione del trasporto pubblico locale significa anche dotarsi, no, promuovere un forte valore sociale e ambientale, quell'ecologia integrale di cui Santo Padre ci parla spesso. Però qui molte persone potrebbero utilizzare questi sconti, stiamo parlando di sconti che come minimo vanno dal 30% sull'abbonamento e possono arrivare fino al 50% in base al reddito, alla soglia di reddito, tenete presente non deve essere superiore a 25.000 euro il reddito ISEE, quindi significa che nella realtà c'è una certa consistenza, è molto legata anche al numero delle persone che compongono la famiglia, però questa è una misura importante perché un padre di famiglia, una madre di famiglia che ha la difficoltà di arrivare, di gestire le proprie risorse, di non arrivare neppure alla metà del mese a volte, anche questi aspetti contano tantissimo, ma non c'è un'adeguata conoscenza anche di questa misura. Ci sono ad esempio esistenti e negli ultimi provvedimenti della regione delle misure a favore dei giovani, la spesa per i propri figli che tra l'altro sono stati a carico e rinchiusi in casa, non vanno a scuola, quindi questo ha anche creato problemi a molte famiglie che potevano magari utilizzare dei permessi lavorativi e lo vedremo dopo. Però c'è per esempio il bonus cultura, la cosiddetta 18 app per i diciottenni, moltissimi non lo chiedono, sono addirittura 500 euro da spendere in libri,
e altri sussidi culturali, attività, anche visite a musei, teatri, e perché non lo chiedono? Non lo sanno? Non sanno usare l'app per richiederlo? Ma tuo figlio c'ha 18 anni, lo prendi, sa fare tutto con Facebook, Instagram e Twitter e gli fai fare lo SPID, l'identità digitale, e ti aiuta lui a fare la domanda, perché in fondo è un problema suo. Però anche qui le persone vanno aiutate, sostenute. Ci sono i buoni libro dati dalle scuole, anche spesso queste cose saltano. E poi è stato fatto un bonus per la connettività internet da parte della Regione Lazio per gli studenti universitari residenti nel Lazio e iscritti a Università del Lazio per comprare strumenti di connettività. Questo è solo per gli universitari, significa tablet, significa connessione internet, significa un computer portatile, perché tutti gli universitari stanno seguendo le lezioni e sostenendo gli esami online e probabilmente continueranno in questo, persino gli esami di laurea, anche dopo, almeno fino a settembre. Mi permetto anche di ricordare, per esempio, che entro il 22 maggio si può presentare la domanda di borso di studio da parte in base a un bando del Comune di Roma, che è pensato proprio per contrastare la dispersione scolastica. I rimborsi viaggi e biglietti mi sembra sia abbastanza chiaro, no? Cioè chi ha già acquistato i biglietti per quanto riguarda questa tipologia di eventi può chiederne il rimborso in soldi oppure attraverso un voucher che può durare un anno. Così pure la carta sconti per la famiglia. Certo, qui c'è stata che consente appunto di acquistare beni e prodotti avendo uno sconto, e qui è importante segnalare che proprio in relazione all'emergenza, alla pandemia, solo per il 2020 possono ottenere questa carta famiglia le persone, le famiglie residenti con almeno un figlio a carico. La misura ordinaria prevede che almeno devi avere 3 figli con meno di 26 anni conviventi. Per il 2020 invece basta avere un figlio a carico per poter utilizzare questa carta sconti. Ecco, questa misura di aiuto per le donne vittime di violenza che siano accolte in centri rifugio o in case rifugio, centri attivi violenza descritte nel circuito regionale è abbastanza importante. Intanto per la tipologia della somma messa a disposizione, una somma utilizzabile per molte spese ammissibili, abitative, cura della persona, per la scuola dei figli, per persone, donne che vivono anche con i propri figli in questi centri. È un importo interessante, sono un massimo di 5.000 euro a persona, la si può chiedere fino alla fine dell'anno, ma la possono chiedere soltanto i responsabili delle case rifugio e dei centri antiviolenza. C'è un percorso presentato dentro questo PDF che avrete con modello di domanda, perché poche persone lo sanno e troppe poche lo chiedono. Parliamo anche dei disabili. Sarebbe un campo sterminato, tutti i diritti riconosciuti, in particolare dalla famosa legge 104, la legge 104-92, che sono congedi retribuiti, permessi, perché chiaramente la differenza per la famiglia è grossa se il permesso è retribuito o non retribuito. Questa è una cosa tecnica che potrebbe sfuggire, ma se io ho diritto a assentarmi dal lavoro, ma nel giorno in cui mi assento non prendo lo stipendio, fa una bella differenza. E per l'emergenza Covid-19 sono state date 2 settimane in più di permessi non retribuiti per i genitori o i familiari di persone disabili, e questa è l'operazione da fare, semplice. Quando si ha davanti la persona si può verificare se lo sa e se ne ha goduto. Pochi sanno che per la didattica a distanza degli alunni disabili vi sono particolari tipologie di attenzione, di offerta, che sono diverse dalle forme di didattica a distanza sottolineata come TAD per i normotipi. Ora, queste cose vanno dalla disponibilità maggiore di strumenti tecnologici, da una maggiore disponibilità degli insegnanti di sostegno rispetto alle ordinarie trasmissioni, da una diversa tipologia di collegamento. Spesso questi bambini disabili hanno forti problemi con le connessioni video, determinano degli effetti collaterali, e qui ci sono delle misure che possono chiedere e che devono ottenere, non solo per legge ma per un diritto direi naturale, dalle istituzioni. Sono misure a domanda,
e quindi hanno bisogno che oltre l'offerta che viene dichiarata ci sia una interlocuzione, quindi bisogna informare su come fare questo. E poi vi sono delle misure che probabilmente già conoscete, che sono quelle di una organizzazione pubblica della consegna dei farmaci a domicilio e della spesa a domicilio per questa tipologia di persone. Entriamo poi in tutti i diritti connessi al diventare genitori, gli aiuti alla genitorialità. Qui c'è veramente una selva di bonus, dal premio alla nascita che spetta a tutte le mamme, sempre con regolare residenza in Italia e permesso di soggiorno se non comunitarie, a cui nasce un bambino, a tutte. Poi il bonus bebè, che è un bonus invece collegato all'ISE. Poi ci sono bonus anche qui collegati all'ISE per sostenere le spese di frequenza degli asili nido con un massimo, mi pare, di 600 euro l'anno. Ci sono i congedi parentali, cioè permessi per i genitori retribuiti, che in occasione dell'emergenza Covid-19 per la chiusura delle scuole sono stati incrementati di 15 giorni. C'è stato un bonus di 15 giorni. Può darsi che nell'atteso decreto, che era stato detto che sarebbe stato ad aprile, invece siamo all'11 maggio, ancora non arriva, ci sia un ulteriore bonus di permessi perché le scuole continuano a essere chiuse. Per questo c'era anche il bonus per servizi di babysitting, cioè chi andava a lavorare e assumeva una babysitter. Tutti questi bonus sono erogati dall'INPS, mentre gli ultimi sono gli assegni comunali e di maternità. Questa è una legge vecchissima, la legge 448 del 98. Molti lo ignorano. C'è un assegno di maternità che copre le donne non lavoratrici, quindi anche se non lavorano in regola o comunque che non hanno la tutela della donna lavoratrice, gli viene dato un assegno di maternità per 5 mesi, si fa la domanda al comune e paga l'INPS, e così anche gli assegni familiari per i nuclei numerosi, con più di 3 figli, che non avendo tutela di lavoro non li possono percepire gli assegni familiari dal datore di lavoro. Questa è un'altra informazione di servizio, sembra banale, però si incontrano anche persone in ansia perché appunto ha i documenti scaduti oppure o gli stanno per scadere. In realtà è stata disposta una proroga della validità di questi documenti che sono di identità, sono importanti. Pensate ai permessi di soggiorno per immigrati, no? Che in realtà la proroga dà la loro validità fino al 15 giugno. I certificati ISE, che sono importanti perché misura il reddito, e in base a quel modello, a quel certificato, si può fare o meno una domanda anche per avere certi aiuti. Qui la scadenza è stata prorogata al 31 agosto. I certificati anagrafici al 15 giugno, così pure anche la patente di guida, il foglio di rosa, anche la revisione dei veicoli. È capitato una persona, ecco, che mi chiedeva anche di questo problema. In realtà la scadenza per fare la revisione dell'auto è passata dal 31 luglio al 31 ottobre. Una informazione di servizio è che da marzo a giugno, a fine anno scolastico, sono state annullate le rette dovute al comune per le mense scolastiche e gli asili nido. Quindi se c'è una persona angosciata perché non ha pagato, lo si può sapere e tranquillizzarla. E fra le cose di cui più ha parlato la stampa, i media, in occasione del decreto liquidità che ha fatto il governo a marzo, è tutta questa storia di finanziamenti agevolati. Allora si sente dire, ma se tu fai domanda, vai in banca, eccetera, lo ottieni. Non è così semplice. Primo, la maggior parte di questi finanziamenti, sia quelli dati dalle banche con garanzia statale, si era detto il credito semplificato, ipersemplificato fino a 25.000 euro, o il piano pronto cassa della Regione Lazio di 10.000 euro, o i finanziamenti per incrementare lo smart working, i soldi non sono ancora arrivati, non è semplice ottenerli. Comunque si possono aiutare le persone a sapere che possono tentare questa strada, aiutarle anche a avere consapevolezza di che cosa stanno chiedendo. Chiedi un finanziamento non a fondo perduto, ma di cui fra un anno dovrai cominciare a pagare le rate. Quindi non è sano indebitarsi senza questa consapevolezza e devi programmare il modo di pagarle. Su questo tema dell'indebitamento e del sovraindebitamento, un breve flash. Sappiamo che esiste la Fondazione Salus Popoli Romani, penso di sì, che copre non solo il tema dell'usura, ma soprattutto tutte le situazioni in cui prodromiche
a cadere nell'usura, quindi in cui la famiglia è sovraindebitata e fa fatica, non riesce a uscire dal problema, non è bancabile perché il rapporto con le banche è deteriorato, è una persona segnalata. Ecco, questo è un altro strumento da tenere presente e poi ad approfondire eventualmente fuori di qui, contattando direttamente la fondazione. Ecco, dal 17 marzo e fino al 17 novembre è prevista la possibilità di usufruire di una norma che prevede la sospensione del pagamento delle rate per quanto riguarda i mutui della prima casa. In realtà sono mutui rigorosamente prima casa, che abbiano un importo di capitale massimo di 400.000 euro. È una misura importante, non è peraltro difficile ottenerla e offriamo nella documentazione riportata molti link di riferimento per le domande e anche molte domande già proposte in termini di schema e di modello. Ma vi è anche la sospensione possibile e non prevista per legge di finanziamenti e di mutui già chiesti da privati, da singole persone, da ditte individuali, da aziende, per ragioni diverse dalla prima casa. Ripeto, quest'ultima misura non è prevista per legge, ma molte banche, nella condizione data, per ragioni più varie, offrono questa possibilità e non, diciamo, alle condizioni uguali per tutti gli istituti di credito, e anche qui noi offriamo dei modelli per fare le domande, per personalizzare le domande ai singoli istituti di credito e tentare anche questa strada. Poi c'è il grande tema delle sospensioni. Scusami, se può tornare un attimo indietro? Ecco, no, volevo sui prestiti personali, scusatemi, però in realtà stiamo parlando di un filo conduttore comune. Quanta gente, quante famiglie non stanno pagando le rate di mutui e prestiti personali, senza sapere che spesso, lo ricordava prima anche Luigi, è un diritto sospenderle. Addirittura è stato sancito anche, ci sono anche degli accordi. Pensate a quanti problemi si creano. Massimo accennava prima della Fondazione Salus Populi Romani, che è destinata ad avere un ruolo sempre più centrale alla luce di questa gravissima e lunga crisi. Quanta gente non paga le rate perché ha timore e non sa che alle banche e alle finanziarie conviene mettersi d'accordo con le persone che non riescono a pagare le rate. È una convenienza anche loro in base alle normative europee. Quindi questo è un punto centrale. C'è stato anche un accordo tra l'Associazione Banca Italiana e le associazioni dei consumatori il 21 aprile che amplia di molto quanto previsto dallo stesso decreto Cura Italia per quanto riguarda la sospensione di queste quote. E ci sono singole banche, singole finanziarie che hanno promosso anche autonome iniziative, ma non perché vogliono regalare qualcosa, perché c'è una convenienza anche loro, ma bisogna dire alle persone che hanno difficoltà, che non pagano, parla con la banca, parla con la società finanziaria, magari vi aiutiamo anche noi, vi accompagniamo, siamo accanto a voi anche per negoziare, perché i più poveri e i più semplici spesso vivono un problema anche di sudditanza e allora magari in molti casi li possiamo proprio accompagnare per negoziare quando serve in maniera pacifica ma ferma la tutela dei diritti di cittadinanza. Sì, c'è un po' questo tema che in Italia i diritti vanno chiesti, non vengono concessi automaticamente e spesso chiederli è molto arduo. Parlando della sospensione dei pagamenti tributari, qua in realtà ci sono alcune sospensioni automatiche, cioè tutte le cartelle, queste buste o lettere particolarmente ansiogene con cui magari ci arriva la persona in parrocchia perché gli è arrivata un mazzo di contravvenzioni di cui lui si era dimenticato, diciamo così, ecco, le cartelle, anche le rate delle cosiddette rottamazioni, definizioni agevolate, sono state sospese fino al 31 maggio. Questo significa che non è che qualunque cosa ti arriva entro il 31 maggio la prendi e la metti in un cassetto e te la dimentichi. Va verificato quando dovrai pagarla, perché prima o poi dovrai pagarla, quando riprendono queste rate. E va anche verificato che ci sono alcune cose, tipo un atto d'accertamento per un'evasione di un pagamento, che non è sospeso, quello lo devi pagare. E come sono state rinviate al 30 settembre
le scadenze delle dichiarazioni dei redditi, compreso il 7.30, anche qui l'angoscia delle persone, non so come farlo, ho paura di andare al CAF, le potrei presentare anche via mail, c'è tutta una serie di cose da sapere. Anche i contributi COLF che scadevano in questo trimestre si possono pagare entro il 30 giugno e è ancora da definire se verrà sospesa l'IMU in scadenza al 30 giugno. Questo angoscia molti, specialmente i proprietari di casa che magari con un piccolo affitto sopravvivevano arrotondando la pensione, che non stanno prendendo l'affitto e pensano con timore alla scadenza del 30 giugno per l'IMU, che poi anche lì si può ratizzare, approfondire. Ed è stato sospeso il pagamento dei bolli auto scadenti fino al 31 maggio, tutti si possono pagare entro il 30 giugno. Infine, il grande tema del sostegno al reddito, che riguarda tutti coloro le cui entrate sono venute meno. C'è innanzitutto l'Istituto dell'Integrazione Salariale, i cosiddetti ammortizzatori sociali, che ha varie forme, cassa integrazione ordinaria, in deroga, è stato aperto a tutti, mentre normalmente ci sono dei limiti, le imprese con meno di 5 dipendenti non lo prendevano, da 5 a 15 c'erano delle limitazioni, è stato aperto a tutti. E siccome la cassa integrazione funziona, che la chiede l'azienda, non il lavoratore, e poi la paga l'INPS, l'INPS ancora non ha pagato nessuno, quindi dall'8 marzo le persone non stanno prendendo lo stipendio, ecco perché dicevo prima che anche persone senza fragilità preesistenti, dopo 2 mesi che prendono lo stipendio, vanno ai nostri centri a chiedere l'aiuto alimentare, oppure può anticiparlo l'azienda, ma questo lo faranno solo le grandi aziende, perché le piccole e medie aziende che sono chiuse, ma penso anche a tutti i lavoratori dell'aeroporto, delle stazioni, lì sono tantissimi in cassa integrazione, le piccole aziende non stanno anticipando. E allora poi c'è anche questo accordo che dico a Giustino di spiegare. Sì, io non so, appunto, non riesco a capire come mai l'INPS impieghi 3-4 mesi, però lasciamo perdere questo, diciamo, questo aspetto. C'è una situazione, ma moltissimi non sanno che c'è un accordo ABI, INPS e governo dei primi di aprile che prevede la possibilità di anticipare 1.400 euro, importo massimo, dell'importo della cassa integrazione. È un accordo volontario di adesione da parte della banca, ma faccio un esempio. Se la tua banca non aderisce a questo accordo, per usufruire dell'anticipazione, ti puoi rivolgere anche a un'altra banca che ti fa aprire un conto corrente gratuito su cui la banca ti anticipa i 1.400 euro. L'INPS, quando verserà i soldi, li fa passare attraverso questo corrente e la banca recupera quanto anticipato. Moltissime persone non sanno di questo accordo e dovremmo, sempre in maniera pacifica ma ferma, rappresentare anche il fatto che ci sia scarsa informazione sulla possibilità di anticipare la cassa integrazione. Perché la domanda è: come fanno le persone a vivere se non hanno neppure la cassa integrazione? Poi c'è stata tutta questa marea di bonus che sono stati annunciati, sempre nell'ottica di verificare se le persone lo sapevano e se li hanno presi, che li ha erogati l'INPS o le casse professionali per artigiani e commercianti, collaboratori e professionisti con partita IVA, 600 euro per marzo, dovevano essere ripetuti per aprile, per maggio, ancora si è in attesa del decreto, ed è evidente che 600 euro non cambiano la vita a nessuno, però sono stato un grosso sostegno per chi li ha ricevuti. Diciamo che anche qui un 20-30% ancora non li ha ricevuti, tra l'altro. Anche il CONI li ha pagati, i collaboratori sportivi. Quello dello sport è un settore fermo e dove c'era tanta gente che viveva di piccole entrate. Sapete chi faceva l'istruttore nei circoli sportivi, nelle scuole di danza, nei corsi che si fanno nelle scuole per i nostri ragazzi? Da marzo è tutto fermo. E quelle sono persone che ci vivono di queste entrate. Hanno avuto anche loro questo bonus. Poi c'è stato il bonus ulteriore della Regione Lazio. Titolone, nessuno escluso. Non è vero. Comunque un bonus per cui si possono fare le domande ora, che è per chi aveva dei rapporti di tirocinio lavorativo retribuiti che si sono interrotti, per colf e badanti. Ricordo che questa categoria non ha la cassa integrazione e non ha la disoccupazione. La Regione Lazio si è ricordata di loro e gli ha dato un bonus che è piccolo, per chi faceva meno di 25 ore a settimana 300 euro, una tantum, per chi ne faceva di più 600, una tantum. Per i rider, questo è un bonus strano, per gli strumenti tecnologici per i rider, cioè quelli che fanno consegne tramite app di cibo o altre cose,
e per tutti i disoccupati e sospesi dal lavoro che non hanno potuto ricevere né cassa integrazione né altri bonus, ma deve sempre trattarsi di lavoro regolare. Quindi ci si sta, ecco perché dicevo, non è vero che nessuno è escluso. Chi non ha il lavoro regolare, capiamo la difficoltà legale di includerlo in delle misure di sostegno, però di fatto ci si sta chiudendo gli occhi di fronte a una realtà che mi sembra medialmente in Italia copre il 30% dei lavoratori. In alcune categorie, penso al commercio ambulante, ristorazione, bar e soprattutto golf e badanti, a Roma è molto prevalente. C'è nella legge di marzo questo fondo per il reddito di ultima istanza che doveva essere attivato, per esempio, per la categoria dei lavoratori dello spettacolo. Dice, ma di chi parliamo? Degli attori? No, l'attore che prende tanti soldi, ma tutte le maestranze e tante professionalità che lavorano a partita IVA, in tutto il campo, per esempio, dei teatri, delle scuole di teatro. Ma parliamo anche dell'intrattenimento, dei parchi divertimenti, lì ci sono lavoratori con piccoli contratti a part time. E parliamo per esempio dei giostrai e dei circensi, da cui abbiamo ricevuto richieste d'aiuto perché sono rimasti fermi con le loro strutture in un posto senza potersi muovere, senza poter tornare nel paese d'origine, ed è da marzo che non lavorano. Ecco, tutti questi non hanno avuto ancora nulla. Poi ricordiamo, un'altra cosa sempre da verificare se le persone l'hanno chiesta e la sanno usare bene, è il reddito di cittadinanza che è sempre attivo, anche se purtroppo chi ha il reddito di cittadinanza spesso, non essendo ovviamente ugualmente benestante, è stato escluso da tutte le misure Covid-19. Microfono. Mi si sente. Stavo dicendo, non so se siete ancora vivi dopo questa sfilza notevole di cose e così via. Il punto qual è? Guardate, è talmente complicata la situazione che uno potrebbe dire, ma noi che cosa dobbiamo fare? Cioè diventare noi assistenti sociali, che cosa dobbiamo fare? No, noi vorremmo dalla prossima settimana far partire 2 o 3 incontri di approfondimento di queste misure con tutta una serie di operatori delle Caritas parrocchiali e così via, per aiutarli a rendersi conto che cosa è, come funziona e così via, allacciarci anche con eventualmente tutte le risorse del territorio, che possono essere le ACLI e tutti i CAF e così via, perché più aiutiamo i nostri poveri, perché alla fine sono così, sono persone che non sanno di tutte queste cose, più li aiutiamo ad accedere a questi diritti e più li facciamo un'azione di carità. Ci sembrava assolutamente importante però che voi in primis sapeste dell'esistenza di questo. Poi il manuale che tra poco vi condividiamo, in modo tale che dove c'è la spiegazione e una scheda per ognuna di queste misure, non per darvi la bibliografia, ma per dire, beh, c'è questo di mezzo. E facendo poi la formazione per tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali, possiamo in qualche modo essere appunto facilitatori. È di questo che si tratta. Ma da questo punto di vista abbiamo parlato del discorso dei diritti. E uno dice, ma che cosa possiamo immaginare? Bene, guardate, davvero delle cose si possono fare, a poco si possono migliorare le cose, sul serio. E la Chiesa di Roma invece, come Caritas diocesana, e provo a condividere io questo brevissimo file con uno schermo. Eccomi qua, vado più su. Uno dice, ma come Chiesa di Roma che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo oltre ai diritti e l'accesso ai diritti e così via? Ci sono state 3 azioni. Azioni che però, guardate, sono altrettante, anche qui, tipo briciole.
tipo briciole sono. Perché la prima azione che abbiamo provato a fare è accompagnare, sostenere il discorso dell'accoglienza. Sapete che ad un certo punto tutti dovevano stare dentro casa. Io resto a casa, ma poi c'erano tutte le persone che volevano stare a casa, ma una casa non ce l'hanno. Allora, grazie a tutta una serie di parrocchie, siamo riusciti veramente a fare uno sforzo straordinario ad accogliere le persone. Come Chiesa è stato fatto, abbiamo fatto la nostra parte. Ecco, io ringrazio anche tutte le parrocchie e tutti i parroci, anche tanti presenti qui, che si sono occupati delle persone ad accoglierle, a dare loro da mangiare e così via. Poi abbiamo fatto un secondo ostello, l'abbiamo trasferito proprio a Sacrofano, probabilmente fino a fine maggio 90 persone sono lì, e organizzando tutti i nostri centri in H24, riorganizzando un po' le mense, anticipando l'orario di apertura, posticipando la chiusura, file lunghe, però siamo riusciti a contenere tutto, il virus non ha avuto, come dire, non abbiamo avuto nessun caso in nessuna delle strutture né diocesane né parrocchiali, il discorso dell'accoglienza. Poi però c'è stato tutto il discorso dell'emergenza alimentare. Guardate che da questo punto di vista, come accennavo anche poco fa, c'è una esplosione delle richieste, e sicuramente voi lo sapete anche meglio di me da questo punto di vista, perché l'organizzazione territoriale che abbiamo messo su con i 12 presidi, attualmente consegniamo 100 pacchi a settimana a presidio, sono 1200 pacchi a settimana, che sono briciole, però sono briciole di supporto, di sostegno, soprattutto per quelle realtà parrocchiali che non riescono più a raccogliere. Continuano ad esserci delle parrocchie abbastanza benestanti, se vogliamo, che raccolgono senza distribuire e lo condividono con noi e quindi con le altre parrocchie. Questo funziona abbastanza bene anche negli empori della solidarietà, la spesa a domicilio, la raccolta di alimenti centralizzata, la distribuzione straordinaria nei campi Rom, tutta una serie di mediazioni con il comune. Ma abbiamo provato a mettere su, però sono ancora queste ultime, se volete così, ancora da mettere bene in atto, questi aspetti del perché nessuno sia escluso, cioè chiunque non potesse poi avere accesso a tutti i diritti che abbiamo provato ad elencarvi, abbiamo fatto soltanto titoli e sottotitoli dei capitoli senza entrare nei dettagli, abbiamo immaginato di istituire queste tre, di cui le prime due sono nuove. Un fondo anticrisi, l'abbiamo chiamato anche cerotto sociale. Di che cosa si tratta? Di una semplice misura di liquidità con interventi a sostegno delle famiglie per piccole spese, perché sapete, dare da mangiare alle persone va bene, ma se una famiglia ha da fare una piccola spesa sanitaria per una visita sanitaria, un medicinale, il ménage familiare, pagare qualche bolletta nonostante tutto il discorso dei diritti, non riesce nemmeno a pagare la rateizzazione e così via, l'abbiamo pensata soprattutto per quanti non accedono a nessun altro degli altri diritti. Finora abbiamo impiegato 100.000 euro su questo e non l'abbiamo presentato finora se non ai referenti di prefettura, che sanno come si può accedere, come bisogna fare, che tipologia di condizioni e come farne richiesta. Lo accenniamo a voi oggi. Però l'idea è che alla fine della carrellata, diciamo, nei vari settori, poi facendo l'incontro con gli operatori delle Caritas parrocchiali, possano essere istruiti a come fare per farne richiesta. Ora però, guardate, su questo io voglio essere molto, molto franco e onesto. Sono briciole, perché 100.000 euro, anche se li dovessimo spendere in un mese a disposizione delle parrocchie, lo sapete quanto viene per ogni singola parrocchia su 337? 296 euro, che è niente, per dire di che tipo di richiesta dovrebbe esserci e che tipologia di fondi bisognerebbe averne. Poi c'è il discorso invece del fondo, chiamiamolo così, alleanza, ve lo accenno. Il Santo Padre, il Papa, come Vescovo di Roma, istituisce un fondo che ha anche un nome, Gesù Divino Lavoratore e così via, in cui stanzia 1 milione di euro.
attorno a questo fondo stiamo lavorando a creare un'alleanza sociale per Roma. C'è il comune, c'è la regione, ci sono tutta una serie di fondazioni e così via, che si propone ad essere un fondo a dare una specie di liquidità alle famiglie. Immaginatevi una famiglia che hanno perso il lavoro perché avevano un lavoro precario, tutte e due le persone, cioè nessuno all'interno di quel nucleo familiare ha più un reddito. Va bene dare un aiuto alimentare, va bene dare un cerotto sociale, ma se quel nucleo familiare deve comprare un pantalone, una matita, una penna, un quaderno, un qualcosa per i propri figli, anche cibo altro che non sia cibo non deperibile, ma come fanno queste persone ad avere la possibilità di campare in maniera dignitosa? E quindi si è pensato di istituire questo fondo, questa alleanza per Roma, che vorrebbe dare un sostegno alle famiglie escluse, soprattutto da tutte altre misure, quindi i più deboli, i più disperati, se volete, dando da 300 a massimo 600 euro al mese per 3 mesi, massimo 5. Che cos'è questa roba? Anche questa è poca roba. E vi faccio in questa successiva slide questa tipologia di... Vedete, il fondo anticrisi diviso per 337 sono 297 euro. Con 1 milione che il Papa mette a disposizione come Vescovo di Roma, diviso per le parrocchie, sono 2.967 euro a parrocchia. Quindi riusciremmo a prendere in carico, se volete, circa 400 nuclei familiari, che è niente su Roma, dove abbiamo, adesso correggetemi voi, lo dico a Giustino, Massimo, Luigi, correggetemi voi, abbiamo una percentuale del lavoro nero probabilmente del 20% quantomeno. Come facciamo? Quindi qui non si tratta, ci sono tanti soldi, si tratta del come attorno a questo segno del Vescovo di Roma, ogni comunità parrocchiale riesce non semplicemente a chiedere, ma a dire come la faccio a moltiplicare, a coinvolgere nella comunità parrocchiale tutti quanti, a moltiplicare questo ed avere la possibilità di prendere in cura anche altre persone. Tuttavia, ci sono questi strumenti. Sottolineo soprattutto questo secondo, il Fondo Alleanza, non è ancora in atto, lo stiamo costruendo adesso, e diciamo il primo stanziamento già c'è, però stiamo costruendo come funziona, quindi dovremmo istruire i centri di ascolto parrocchiali, e alcuni immaginavamo 2 o 3 per ogni prefettura. Grazie. 2 o 3 per ogni prefettura di centri, di punti di ascolto territoriale, in modo tale da poter prendere le domande, altrimenti ci sarebbe, come dire, immaginatevi quando esce la notizia, in un solo giorno ci arrivano decine di migliaia di richieste, sarebbe un essere travolti tra l'altro nelle singole parrocchie, cioè voi verreste totalmente assaliti dalle persone, quindi lo vorremmo fare in maniera intelligente, cioè ordinata. Ecco perché ci stiamo provando a muovere, e vado a finire, semplicemente su questi due binari. Aiutiamo tutti gli operatori pastorali e parrocchiali della carità ad avere dimestichezza sull'accesso ai diritti, e il secondo binario, chi non riesce ad avere accesso ai diritti, li aiutiamo anche con questi piccoli, semplici strumenti che sono briciolette, ma provando a moltiplicarli all'interno, diciamo, della Chiesa di Roma, anche come singola parrocchia e così via, qualche cosina, cioè facciamo la nostra parte. Il Fondo Famiglia, che probabilmente molti di voi conoscono, è un'altra misura che può erogare fino a circa 3.200 euro a nucleo familiare, ma con un progetto particolare. Ecco, questi tre strumenti anche a breve, cioè dalla prossima settimana, li presenteremo anche nel territorio. Sarebbe tanto buono se voi riusciste
non dico a partecipare voi, perché giustamente poi i sacerdoti hanno tante cose da fare, però a fare in modo tale che i vostri collaboratori possano starci e sintonizzarsi, ci sintonizziamo, ci aiutiamo reciprocamente a poter, come dire, aiutare le persone, ecco. Perché ci vuole una piccola formazione su questo, almeno due incontri, se non tre, proprio per capire che cos'è, come funziona, e così possiamo prendere per mano le persone. Perché il miracolo non è raccogliere e distribuire, ma, come dire, moltiplicare e condividere. E io mi fermo, e esco proprio dallo schermo, se ci riesco, vediamo un po'. Non so come si fa. Eccolo qua. Ok. Abbiamo riempito la testa di tante cose. C'era un'ultima piccola cosa da dire riguardo al manuale, si arrivo. Ecco, intanto che vai, Luigi. Era importante, Don Ben, che tutti sapessero che noi non consegniamo soltanto un papiello enorme, interessante, tante cose, perché come qualcuno ha detto prima, questo è un diritto in movimento, quindi noi aggiorneremo costantemente tutte le novità e le invieremo online anche attraverso la pubblicazione sul sito, ma online ai centri d'ascolto e a coloro che si occuperanno di questo, l'aggiornamento periodico di questa cassetta degli attrezzi. E poi probabilmente attiveremo una sorta di help desk, di assistenza, diciamo così, di secondo livello per gli operatori parrocchiali che dopo aver fatto la formazione si trovino in difficoltà a interpretare o applicare a un singolo caso magari particolarmente complesso gli strumenti. Per voi che state ascoltando ora questa formazione, oltre a ringraziarvi per l'attenzione e la grande pazienza, vi chiediamo se avete suggerimenti, proposte, chiarimenti, critiche su come abbiamo presentato le cose, su quello che manca o comunque domande, potete scrivere alla mail di direzione Caritas Roma, che poi noi tre, io, Giustino e Luigi, magari vi risponderemo se ci chiamate in causa su un tema specifico a seconda di quello che ciascuno di noi ha studiato. Grazie. Aspettate, ci sono due domande prenotate già, quindi i due che hanno scritto, uno in chat e uno che si è prenotato con Anna Maria che si è prenotata, possono parlare, insomma. Si è prenotato Danilo Cartacci. Spero che mi sia connesso. Vai. Allora, mi sentite? Perché c'ho la connessione un po' lenta. Sì. La mia era questa. Se le riunioni per i volontari Caritas, se l'orario si può pensare, diciamo, serale, perché molti magari lavorano anche se fanno il telelavoro, e quindi era qua. Se si può pensare per queste riunioni un orario, diciamo, di secondo pomeriggio o serale. Sentita? Sì, sì. Abbiamo capito, va bene. Grazie, Danilo. Chi era l'altra? È scritta come Anna Maria il nome tra i partecipanti. Nel frattempo posso chiedere una cosa? Vai. Quando potremo condividere tutta questa roba sotto embargo con i nostri operatori Caritas o almeno con la responsabile? Allora, do una risposta io a questo, Don Romano. Quando diciamo sotto embargo, non è che dire oddio è un segreto di Stato e così via, ma era semplicemente lo condividiamo con i sacerdoti perché abbiano un'idea di che cosa si tratta. Perché consegnare un manuale delle informazioni così, diciamo, a tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali, senza sintonizzarci bene sulle modalità, anche sulla seconda parte, si rischia di creare una grande confusione, per cui poi uno dice, ma che mi avete dato in mano e così via. Quindi l'idea nostra era, all'interno di questa settimana, lo consegniamo ai sacerdoti in maniera riservata, e dalla prossima settimana, facendo degli incontri appunto con
con tutti gli operatori, a fine incontro lo consegniamo a tutti quanti loro. A quel punto parte questo periodo appunto di costante aggiornamento online e diventa pubblico per tutti quanti, insomma, ecco. Lo anticipiamo a voi per darvi un'idea di che cosa parliamo quando diciamo diritti, perché come avete visto c'è una grandissima selva e uno si scoraggia proprio all'idea di dire ma io come faccio a fare sta cosa. Però noi crediamo nella logica dei piccoli passi su questo, aiutandoli, introducendoli, magari si spaventano un po' meno. Insomma. Grazie. Se posso aggiungere, il manuale che vi arriverà sono 150 pagine. Voi siete stati introdotti a comprenderne il senso, non il contenuto tecnico. Per usarlo serve comprenderne il senso pastorale e anche per gli operatori la formazione sarà più tecnica. Altrimenti dato così o spaventa o crea l'illusione di aver capito tutto, invece hai solo delle conoscenze superficiali. Il calendario di questi incontri con gli operatori quando verrà indicato? Allora, all'interno di queste giornate, cioè da oggi a mercoledì, riusciremo a metterlo per iscritto, perché ecco, sabato mattina finiamo il giro dei settori. Faremo col settore nord sabato mattina proprio alle 10 e quindi poi io faccio ecco anche i diaconi così via e quindi lunedì, martedì, mercoledì o giovedì della prossima settimana probabilmente già faremo tutta una serie di incontri. Però non appena li calendarizziamo li rendiamo pubblici. Ecco. Mi ha scritto che forse vuole fare una domanda a Gennaro Bruno. Sì, mi sentite? Vai. Salve, sono il diacono Gennaro Bruno della Dolorata, Santa Maria Dolorata. Allora, un po' per deformazione professionale, so che il problema vi è già noto, però sappiamo che chiudevamo il 2019 con un 2% di dispersione sanitaria, quindi mancanza dell'accesso alle cure da parte soprattutto dei ceti, diciamo così, degli elementi più fragili della società. A tutt'oggi abbiamo verificato che in questo periodo Covid, io tra l'altro sono un medico ospedaliero, abbiamo fatto una piccola statistica nel nostro ospedale, diciamo sono diminuiti notevolmente gli accessi di emergenza e di urgenza. Attualmente con diciamo così, la fine parziale di questo lockdown, stanno arrivando pazienti anziani, soprattutto fragili, con cronicità che spesso portano all'exitus. Ci sono state persone che, per esempio, per motivi economici, non hanno potuto accedere a quelli che erano i farmaci salvavita. Allora io volevo dire questo. Sarebbe il caso di fare un'attenta valutazione sul territorio di quello che realmente sta succedendo, perché molte realtà di questo tipo non conoscono le possibilità di accesso alle cure, molti non hanno le possibilità di accedere alle cure. Tra l'altro la Regione Lazio così è gravata di una situazione di grave deficit a livello sanitario. Quindi io mi permetto di suggerire di aumentare quella che è prima di tutto l'informazione alle persone. E se è possibile anche magari creare una task force sul territorio di medici volontari che facciano una prima valutazione e che possano in qualche maniera aiutare le persone, e tra questi cito, come ho detto prima, gli anziani, i pazienti cronici, ma abbiamo anche molte persone disabili e anche molti bambini che fanno parte di famiglie con un reddito molto basso. Se è possibile, volevo fare una considerazione insieme a voi. Allora, per prima cosa volevo ringraziare di tutto il lavoro che è stato svolto, perché lo trovo estremamente importante e necessario. Molto spesso è proprio la disinformazione o la non informazione a lasciare queste persone nelle proprie difficoltà. Quindi mi sembra molto opportuna questa formazione degli operatori. Io non sono un operatore
Caritas, mi trovo qui un po' per caso, però diciamo lavoro in una ONG internazionale, quindi di bisogni delle persone ne ho sentito parlare. E anche una cosa importante che mi sembra possiamo aiutare all'interno della comunità cristiana parrocchiale è quella di aiutare le persone che possono un po' di più, perché magari nelle nostre comunità ci possono essere imprenditori, ci possono essere medici, ci possono essere infermieri, non lo so, insegnanti. Secondo me una cosa importante che andrebbe fatta è renderci consapevoli, la parrocchia deve aiutarci a renderci consapevoli che i talenti che abbiamo o i privilegi che abbiamo, magari che è un posto con lavoro fisso, che quindi i soldi arrivano comunque, a trovare dei modi creativi per poi metterli a disposizione degli altri. Quindi va bene sicuramente chiedere questi diritti, perché è giusto e appunto ne dobbiamo usufruire, ma anche stimolare la carità all'interno, perché chi di noi possiede di più possa in qualche modo, senza nessuna superiorità ovviamente, ma con la con rendersi conto che Dio ci ha amati in tanti modi, riuscire poi a capire che questa gratitudine la possiamo girare sui nostri che sono in parrocchia. Ecco, io penso che... Grazie. Un momento, scusate Massimo, prima di proseguire, ci sono due domande prenotate. Sì, lo stavo dicendo. Allora, prima Marco, non so chi adesso lo si firma come Marco, e poi Sandra della parrocchia San Gaspare. Oh, sono io, sono il parroco di San Giuda. No, volevo chiedere al direttore, mi ero assentato, essendo solo adesso, quindi tra telefonate e altre cose. Non ho capito quando hai fatto la divisione di quelle due nuove iniziative della diocesi, del fondo San Giuseppe, come l'avete chiamato, eccetera, eccetera, e la divisione delle parrocchie. State chiedendo, voglio capire se state chiedendo dei soldi alle parrocchie, non ho capito, ecco. No. Era allora, io l'ho fatto semplicemente come una specie di giochetto, perché quando dici il giochetto è un po' importante, 100.000 euro al mese da dare come cerotto sociale, uno dice sono tanti soldi, quindi le parrocchie possono essere sostenute. In realtà è niente, perché se dovessimo dividerlo esattamente per 337 parrocchie viene fuori quella cifra lì. Oppure 1.000.000, vengono fuori 400 nuclei familiari. Per cui il messaggio che vorremmo dire è un segno che stiamo provando a fare, e le comunità cristiane, non, cioè più che dire mando un elenco di persone da sostenere, e dire come faccio a moltiplicare io questi segni. Per cui, che ne so, se in una comunità parrocchiale il Papa, tra virgolette, ha adottato una famiglia con il fondo alleanza, io immagino un pastore di una comunità parrocchiale possa dire ai suoi parrocchiani, a dire bene, come facciamo a trasformare questo segno del vescovo in un lievito, e ci mettiamo tutti insieme a responsabilizzarci e condividere affinché possiamo aiutare anche altre famiglie, noi, cioè questo per rispondere in qualche modo ad Anna Cero anche. Non è il tempo dell'elemosina questo, con questa grossa crisi, è un tempo di condivisione forte. Io non escludo ad un certo punto che possa esserci, ma questo è un pensiero che ve lo dico, che si possano fare delle proposte alte ai nostri fedeli. Cioè tu, che magari ci sono più di 300.000 statali a Roma, sapete, io non faccio i conti in tasca a nessuno, però gli statali difficilmente sono stati toccati nel loro reddito, no? Allora, fare una proposta alta evangelica, a dire, bene, chi di voi vuole, può, anche l'idea di aderire a questo segno del Papa, del fondo, dando il 5, il 10% del proprio stipendio per 3 mesi, 4 mesi, che ne so io, è un modo di moltiplicare questo dono, proprio per evitare di entrare nell'ottica del dire qualcuno c'ha i soldi e tutti possiamo andare là.
Ci sono delle parrocchie che sono messe veramente male, lo sappiamo bene, qualcuno non riesce a pagare nemmeno le bollette. Altre forse riescono invece a promuovere maggiore condivisione, ecco, forte, perché ci vogliono segni forti su questi tempi così straordinari. Quindi l'avevo fatto Don Marco semplicemente per dire, guardate che alla fine dei conti sono bruscolini, quindi va non soltanto, bisogna non soltanto attingere, ma bisognerà anche responsabilizzare il più possibile i nostri cristiani ad alimentare, ecco. Sì, sì, ma condivido pienamente quello che stai dicendo, era solo per una conferma di questo, cioè, però ecco, aggiungo anche questo, che da parte vostra, da parte dell'ufficio e quindi da parte dei superiori, forse anche nelle nostre riunioni di prefettura ci vogliono anche concretizzazione di tutte le parrocchie. Poi certamente c'è pure quella parrocchia che sta con difficoltà e bisogna aiutarla, però sto pensando che in ogni parrocchia credo che ci sono dei cristiani che danno un'offerta per la carità, no? Dicono per la carità. Ecco, io credo che ogni mese un parroco fa un conto e può darsi benissimo, può pure assolvere, si prende come impegno di dire, beh, fondo San Giuseppe, fondo quello, fondo quell'altro, può venire a chiudere. Ecco, ci vuole secondo me anche concretezza da parte di vostra, dire, ci serve questo. Come per esempio ho visto, l'assistenza hai detto alle persone che non avevano casa, no? Hai fatto vedere una slide, no? Alcune parrocchie. Non c'è stata da parte della diocesi nella mia parrocchia, per esempio, la richiesta: c'hai un posto per dormire? C'hai per, no? Capito? Cioè, noi accogliamo le settimane gli scout delle altre parrocchie, gli diamo il posto di dormire, compagnia bella. Gradirei se c'è un'urgenza che l'ufficio Caritas dicesse: serve questo. Hai capito quello che ti voglio dire? Ben, ti prenderò in parola. No, ma non c'è, ma io dico, per fare rete, le nostre parrocchie, fare rete, concreto. E questo è il fatto, cioè, ah guarda, stai parlando con uno che ha accolto il Papa quando l'ha detto tre anni, un extracomunitario, quindi è una di quelle parrocchie. Però io dico, hai capito quello che ti voglio dire? Cioè, più conoscenza, noi con la nostra prefettura, e il Vescovo lo sa, abbiamo chiesto esplicitamente al Vescovo che la Caritas ci dicesse realmente queste cose che avete detto voi adesso oggi, e noi siamo contenti, io almeno credo di parlare anche a nome degli altri confratelli della mia prefettura, perché molte volte anche noi tante cose non le sappiamo, né tantomeno possiamo stare dietro a tutto, ecco, questo era. Quindi concretezza, e ci chiedono tot, e si fa, poi ogni parroco certamente in coscienza vede come si può realizzare, ma io credo che parlare è lecito, quindi poi con il Vescovo, noi, avendo il Vescovo che è responsabile della Caritas, no? Col settore est lavori meglio. Possiamo dare la parola a Sandra che si era preparata. Va bene, grazie. Volevo però aggiungere una cosa su questo discorso, Massimo. Allora, questo che l'impostazione di questo incontro, come avete visto, sottolinea il fatto che c'è bisogno davvero della solidarietà di tutti, in primo luogo delle istituzioni pubbliche e ovviamente anche della Chiesa per venire incontro a questo tipo di situazione e creare questa capacità di solidarizzare tra tutti per poter farsi vicini a chi è più povero all'interno di questa nostra società, di chi si è impoverito. Allora, gli strumenti che avete sentito sono alcuni che abbiamo catalogato come strumenti di giustizia e altri che invece sono strumenti caritativi che servono per venire incontro a quei soggetti che non potessero godere dei benefici, diciamo, di cui hanno diritto. Allora, attenzione che però questo gioco, diciamo così, di simulazione che ha fatto Don Ben sugli interventi che vengono fatti come Chiesa, quindi l'Alleanza per la Povertà, il Fondo Gesù Divino Lavoratore, il Cerotto Sociale Caritas, il Fondo Famiglia, il Fondo Antiusura, per parlare in questi casi di due fondi che già la Diocesi ha messo su, ha finanziato e così via, e che continuerà a potenziare e finanziare, se noi li vediamo così come presentazione pensiamo chissà cosa,
in realtà si esauriscono subito, perché quello che c'è dietro, lo dice il Papa, ha messo 1 milione per il fondo di Gesù Divino Lavoratore, che poi sono 500 la diocesi, 500 il Papa. Altro ci verrà messo ancora, chiediamo il contributo del comune, della regione, di persone che possano contribuire in maniera massiccia per poterlo attivare. Però voi tenete conto che significa che una famiglia viene aiutata una famiglia per parrocchia con 1 milione. Capite di che cosa stiamo parlando? Il cerotto sociale, la diocesi interverrà per sostenere il cerotto sociale della Caritas, ma sono 100.000 euro. La CEI ha tolto i 159 milioni destinati all'edilizia di culto del 2019, l'ha dirottato sull'aiuto al Covid. Ma questo significa 4 milioni e mezzo per Roma. Tra aiuti alle situazioni di povertà, aiuti alle parrocchie, aiuti alle associazioni che affrontano il Covid, questo è un tesoretto che si estingue in un attimo. Capite di che stiamo parlando? Allora, questo significa, e noi dobbiamo calcolare tempi lunghi. Allora, certo, il discorso che faceva Anna Cero, che faceva adesso Don Marco, è fondamentale. Qui si tratta di una carità che ci coinvolge tutti, perché soltanto tutti insieme possiamo affrontarla. C'è un discorso che riguarda le risorse pubbliche e che riguarda quindi l'accesso ai poveri, che dobbiamo aiutare, perché molti poveri non hanno nessuno per poter accedere ai loro diritti, hanno soltanto chi li accompagna dal punto di vista ecclesiale. Qui io, ovviamente, l'intelligenza è mettere insieme in parrocchia, a collaborare nel centro di ascolto Caritas, tutte quelle persone che magari per competenze professionali, pensate a chi lavora nel settore economico, di chi è si occupa di un ufficio commercialista, di chi conosce le leggi, cioè tutte quelle professionalità che possono essere messe in mezzo per poter dare un aiuto agli altri. Noi gli chiediamo soldi, gli chiediamo professionalità da mettere a servizio dei più piccoli e dei più poveri. Anche le persone di Caritas che avete parlato sono persone che hanno delle competenze, per questo vi hanno parlato stamattina. Allora, questo significa, secondo me, fare un'intelligenza, una carità intelligente e mettere a disposizione di tutti le risorse che il Signore ha dato a ciascuno. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi, quindi, e a rafforzare il discorso di Anna e di Don Marco. Adesso la parola ad Alessandra. A Sandra. Salve, buongiorno. Io a seguito tutto mi era venuto un pensiero. Di aiuto alle famiglie italiane soprattutto, perché questa è la nuova voragine che si sta aprendo, no? A famiglie italiane che hanno perso il lavoro. Potrebbe essere, proprio guardando al futuro, utile creare in questo centro d'ascolto anche un supporto per reinventarsi lavorativamente. Potrebbe essere una buona idea per proprio di consultazione, no? Dare delle idee. Non dico creare poi qualcosa insieme mettendoli in rete, forse sarebbe troppo ambizioso, però comunque un ascolto per reinventarsi, perché in alcuni casi certe categorie di lavoro sono state proprio polverizzate. Grazie. Grazie. Diciamo che non c'è molto da aggiungere rispetto a questa cosa di Sandra, perché... È vero, il problema grosso sarebbe questo. E quello che ci stiamo provando a proporre, guardate, con il fondo Gesù Divin Lavoratore, quindi attorno al quale nascerà questa alleanza per Roma, l'idea è quella di dire, una volta che diventerà ufficiale questa cosa, perché per ora vi chiederei di tenervela, perché aspettiamo che il Papa lo renda pubblico, insomma. E nel momento in cui viene reso pubblico, e l'idea è coinvolgere il più possibile fondazioni, associazioni di categoria, aziende e così via, ciascuno per la propria parte, perché avrebbe due fasi questa alleanza. La prima fase, chiamiamola di liquidità, appunto di piccolo sostegno
finanziario, e mi piace sognare a dire che in ogni parrocchia nasceranno spontanei gruppetti di famiglie che dicono: noi mettiamo insieme parte del nostro reddito per sostenere un'altra famiglia che magari non ce l'ha il reddito. Ma nella prima fase, quindi dei primi 3 mesi, massimo 5, di liquidità. La seconda fase invece di questa alleanza, ripeto, stando insieme la diocesi di Roma, il comune, la regione e tutta una serie di altre realtà, di fare nella seconda fase accompagnamento all'inserimento lavorativo, appunto reinventarsi il lavoro, tirocini lavorativi, apprendistati, assunzioni e così via, no? Sarebbe questo di poter aiutare le persone poi a risorgere pienamente, perché è una grande umiliazione quella che vivono in questi giorni. Penso che tutti quanti voi stiate toccando con mano, vengono, la maggior parte sono donne che bussano, no? Che vengono a chiedere e dicono: non avrei mai pensato in vita mia di dover arrivare a questa situazione. E ti rendi conto la grande, come dire, il grande disagio e lo stesso la dignità che tendono a mantenere, vogliono mantenere le persone. E questo dobbiamo lottare il più possibile a mantenergliela, no? A non perdere proprio questa dignità. Certo, l'ideale sarebbe, appunto, soprattutto nella seconda fase, di essere spediti con una specie di rete enorme che parte dalla singola parrocchia alle istituzioni più ampie, ad aiutare le persone a ripristinare il lavoro. Sono d'accordissimo. Non so se c'era qualche altra domanda. Se no... Una domanda, sono sempre io, una domanda l'ho scritta, non so se potete vederla e rispondermi. Cioè, volevo sapere se la diocesi, l'ufficio, certamente, può riferire ai parroci se assistete dei loro parrocchiani. Cioè, no? Ecco, questo per me è un'altra cosa molto importante, credo. Cioè, se l'ufficio è a conoscenza di persone che può darsi pure noi non conosciamo, no? Ecco, sarebbe bene, no, saperlo. E io l'altro giorno sono venuto a sapere, per esempio, che 2 miei parrocchiani, perché erano più vicini a San Gaspare del Bufalo, andavano di là a prendere il pacco. L'ho chiamato e ho detto: la parrocchia vostra è questa, venite da me, no? Ecco, per esempio, cioè un coordinamento anche tra noi, tra parrocchie. Perché noi abbiamo sottolineato anche nella nostra prefettura questo fatto, che se i parroci dicessero a chiare lettere qual è la sua parrocchia, vada nella sua, prima avremo un coordinamento anche diverso. Sto parlando adesso nello specifico del pacco, però ci possono essere anche tante altre cose, no? Ecco, una maggior chiarezza anche in questo. Io credo che ci si può aiutare meglio e ci si può coordinare meglio. Noi, almeno noi della nostra prefettura, abbiamo iniziato a farlo. Poi io non è che non gli do niente se viene un altro da un'altra parrocchia della mia prefettura, però ecco, lo invito caldamente di prendere contatto con la loro comunità. Questo secondo me è importante. Sì, allora su questo dico soltanto questo, Don Marco. In questo periodo i referenti di prefettura stanno facendo veramente un grande lavoro da questo punto di vista, perché ci arrivavano inizialmente centinaia e centinaia di telefonate, noi rispondevamo, le abbiamo in qualche modo riversato sui referenti di prefettura. I referenti di prefettura, ogni singolo caso, hanno provato ad indirizzarlo verso la parrocchia. Su questo siamo passati dal primo lockdown, dove la stragrande maggioranza delle parrocchie erano chiuse nel dare, diciamo così, anche un sostegno, ad adesso in cui di fatti quasi tutte quanti sono aperte e così via. E c'è stato un buon indirizzo o reindirizzo verso la propria parrocchia. C'è sempre spazio per migliorare, certo. No, questo è per alleggerire anche voi, perché capisco che se no è una cosa normale. Ok. Ok, grazie. Don Giampiero? Direi, forse ringraziamo davvero tutti di aver fatto, Caritas, di aver fatto questo servizio, e tutti per aver partecipato. Direi che sicuramente il contributo che può venire da tutti per mettere meglio a punto questa fase del nostro servizio, del nostro lavoro,
è utile. Quindi tutto quello che avete come indicazioni, possibili piste di soluzione, aree in cui intervenire, faccio riferimento a quello che diceva prima il diacono Bruno, ecco, ci sono sicuramente spazi per poter dare il proprio contributo di idee e mettere a punto un'organizzazione il più possibile attenta per vivere il discorso della solidarietà. Concludo semplicemente... Non capire una cosa, prima che concludi, una cosa tecnica, perché vedo che qualcuno sta scrivendo ancora nella chat. A breve vi manderemo il link di questo incontro dove potete vedere la registrazione, le slide complete e il manuale da tenere sotto embargo. Vi invito anche, per chi ancora non ne è a conoscenza, non l'avesse fatto, come Caritas abbiamo degli strumenti in cui facciamo degli aggiornamenti quotidiani. Il primo classico è il sito internet. I canali social che sono Facebook Caritas Diocesi di Roma, Twitter Caritas Roma, oppure l'iscrizione alla newsletter fatta attraverso il sito internet. Qui riceverete il materiale giorno per giorno perché facciamo degli aggiornamenti quotidiani. E mentre attraverso la segreteria di Don Giampiero, al più presto, già in giornata, vi faremo avere il link del filmato e gli altri materiali di cui abbiamo discusso. Chiedo scusa, puoi continuare. No, no, grazie, grazie a te anche. Ho visto la domanda anche di Armando in chat. Insomma, ci sono davvero delle situazioni molto serie da prendere in considerazione. Da un punto di vista così di lettura profonda di quello che stiamo vivendo, ecco, non posso che condividere con voi questa situazione straordinaria che credo abbia un senso molto profondo e molto bello se letto con gli occhi della fede. Davvero, dopo anni di imperante individualismo, quello che stiamo sperimentando è che se non solidarizziamo tutti, se non facciamo alleanze con tutti, soggetti ecclesiali, soggetti laici, il prezzo da pagare, il danno enorme che ci sarà per tante persone sarà veramente impressionante. Allora, non possiamo non cercarci, non possiamo non collaborare, non possiamo non fare alleanza e fare intese, non possiamo non condividere le risorse, se non a prezzi di uno strappo e di una tensione sociale fortissima. Ma questo credo che sia proprio quello a cui il Signore ci chiama. E questo avrà un effetto, se lo vivremo davvero, benefico, profondissimo per tutta la nostra vita sociale. In mezzo a tante stupidaggini a cui siamo stati dietro negli ultimi anni, la concretezza ci riporta a finalmente gettare i ponti e non muri tra di noi. E non vedere in questo una chiamata del Signore mi sembra tanto miope e quanto superficiale. Ecco, credo davvero che questo sia qualcosa di straordinario. E come comunità cristiana potremo finalmente sentire che possiamo così davvero esprimere una solidarietà che è quella che in ogni stagione la Chiesa ha cercato di vivere per la propria parte. Allora, ci vediamo subito dopo questa riunione con i prefetti, e ovviamente non in questa piattaforma che è la piattaforma Caritas, ma in un'altra che facciamo partire subito, i prefetti, dico, del settore est, per vedere insieme tanti altri aspetti. Ringrazio Caritas e saluto tutti. Per i diaconi che oggi non potevano essere, faremo invece un incontro, i diaconi però di tutta Roma, giovedì alle 19, sempre su una piattaforma Zoom. Grazie tante a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.